La nave Po è tra le 12 navi ospedale italiane impiegate durante la Seconda Guerra Mondiale. Esse espletarono più di 600 missioni, riportando in patria oltre 280.000 tra feriti, malati e profughi. La nave Po fece in meno di un anno 14 missioni, 2.300 i feriti e i naufraghi portati in salvo, oltre gli ammalati o infermi fatti rientrare dai fronti africano e greco. Dal 1938 era chiaro che l'Italia sarebbe prima o poi entrata in guerra. La dichiarazione del 10 luglio 1940 non sorprese alcuno. Combattenti di terra, di mare e dell'aria, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. Mussolini, 10 giugno 1940. Sarebbe stato necessario prepararsi a questa nuova guerra, cosa che non avvenne nella maniera auspicata. La Croce Rossa italiana, grazie alla ormai consolidata organizzazione, si impegnò invece in tal senso, così da poter disporre, al momento della dichiarazione di guerra, di personale preparato, materiali e mezzi. Il 7 giugno giunse l'ordine di apprestamento alle unità della Croce Rossa italiana. Quando il 10 arrivò quello di mobilitazione, tutto era pronto, tanto da permettere che immediatamente il giorno successivo funzionassero tutte le unità.